Cesano Boscone è un comune posto alla periferia sud-ovest di Milano, ha un territorio di circa 4 km quadrati e una popolazione di 23.400 abitanti. Siamo un comune molto piccolo territorialmente, ma con un grande patrimonio umano, di provenienze diverse, con un alto senso di appartenenza. Vogliamo continuare a crescere per il nostro bene e per quello dei nostri figli. In questo comune ci sono tanti servizi, molte iniziative culturali, luoghi di svago, edifici storici e di pubblica utilità, ma soprattutto un grande patrimonio, l'associazionismo, il nostro braccio ideale per tutte le iniziative che vengono svolte sul nostro territorio. Quando le cose vanno bene sembra che sia tutto semplice, invece per mantenere alta la qualità dei servizi e la qualità della vita è necessario avere passione, visione, dedizione per la città e soprattutto per i suoi cittadini. È proprio vero che il nostro comune è a portata di mano. Per chi sa navigare in rete, c'è il nuovo sito internet con tutte le informazioni utili. Chi preferisce invece un confronto di persona può andare all'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico, che ascolta e orienta noi cittadini. E poi tutte le iniziative, i progetti e gli appuntamenti si possono anche trovare qui su Cesano Notizie, il giornale dell'amministrazione. Questo è Diamo Spazio al Tempo, un progetto che cerca di migliorare la qualità della nostra vita quotidiana attraverso una migliore organizzazione dei tempi e degli orari. Per esempio, attraverso strumenti come il bilancio della famiglia, un programma che consente di verificare i servizi ai quali si è iscritti e quelli ai quali ci si potrebbe iscrivere. Il bilancio della famiglia permette anche di verificare i costi a carico dei cittadini e quelli a carico del comune. Sì, perché i servizi pensati per le diverse esigenze di noi cittadini non sono pochi. Per chi arriva da un altro paese c'è lo sportello migranti, dove trovi informazioni e accoglienza. Accoglienza, solidarietà, ma anche un aiuto pratico lo trovano le persone diversamente abili, per le quali è attivo lo sportello disabili. L'ufficio lavoro offre invece un aiuto e un servizio di consulenza per i cittadini che necessitano di un aggiornamento professionale o che hanno difficoltà a trovare lavoro. E poi c'è anche lo sportello Info Energia, un servizio realizzato in collaborazione con la provincia di Milano. Qui ci dicono come usare in modo intelligente l'energia, come risparmiare, quali nuove tecnologie si possono usare. Villa Sormani, un edificio che risale al Settecento, è uno dei luoghi più belli di Cesano, ma non il solo. Il tour di Cesano riserva tante sorprese. C'è Villa Marazzi, sede anche della biblioteca comunale e della Sala delle Carrozze, dove si svolgono le sedute del Consiglio Comunale. Andando ancora più indietro nel tempo, scopriamo la Corte del Fabbro, un edificio che risale al tardo Medioevo. Modernissima invece è la Sala della Trasparenza, oggi gestita dal Comitato di Quartiere Pasubio, che si trova non lontano dal nuovo cimitero, aperto un anno fa, opera architettonica di grande rilievo, situata nel piazzale dell'accoglienza.
Poi c'è la casa dell'acqua, all'interno del bosco dell'acqua, dove chi vuole può gratuitamente usufruire di acqua potabile fresca, anche gasata. E qui, tra breve, sarà possibile acquistare anche latte fresco. Degni di nota anche il nuovo intervento residenziale La Pieve in piazza Monsignor Moneta, l'affresco Vicolo Cortuccio e la piazza Misericordia. 15 anni di dedizione e impegno hanno realizzato la città che amiamo, le sue strade, le sue piazze, l'architettura. Questa è la Cesano che viviamo ogni giorno. Ma pensiamo anche alla Cesano che nascerà nel futuro. Dove c'era la Palazzina Kennedy, nascerà un nuovo polo culturale che diventerà un punto di riferimento per tutta la città. Lo stesso accadrà con il centro sportivo polifunzionale, dotato di 4 piscine, che offrirà ai cittadini di Cesano la possibilità di fare sport, di nuotare e di passare del tempo libero. Un altro